elezioni appassionanti perché nella sfida del prossimo 25 maggio si gioca il nostro rapporto con l'Unione Europea e noi diciamo agli italiani che è arrivato il momento di sostenere quei partiti che in Europa hanno il coraggio di alzare la voce, di chiedere migliori e maggiori diritti per gli italiani, di rimettere in discussione i vincoli e i patti, perché abbiamo visto i risultati di una politica che è stata a testa bassa in Europa a prendere ordini e che ha finito per fare gli interessi delle banche e della grande finanza sulla pelle degli italiani. Per quello che riguarda le regionali, ci avete provato fino all'ultimo? Noi abbiamo come Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale tentato di far ragionare, diciamo così, il resto della presunta coalizione di centrodestra sulla necessità di individuare un metodo che ci consentisse di scegliere banalmente il candidato più competitivo, come sempre accade in queste situazioni. Ci si è risposto quando abbiamo proposto le primarie, che le primarie non si potevano fare, quando abbiamo proposto i sondaggi, che i sondaggi non erano sufficienti, poi alla fine si è detto che il candidato lo doveva esprimere come fosse un editto il partito della maggioranza, di maggioranza relativa, e questo non è un buon modo per affrontare i problemi dei piemontesi e complessivamente la compattezza della coalizione. Tutti i sondaggi dicono che il candidato più spendibile è Guido Crosetto, noi facciamo il sacrificio di mettere in campo Guido Crosetto, di sacrificarlo anche rispetto al suo ruolo sulla politica nazionale negli altri collegi anche delle elezioni europee, perché pensiamo che possa essere la persona in grado di dare le risposte migliori ai cittadini.